quel senso di violenza che pervade tutta la società c'è nella classe borghese quanto nella classe povera. 42. Il film sembra un po' rispondere ad una domanda, ovvero com'è possibile che dei ragazzi con un'educazione così cattolica, dei ragazzi di così buona famiglia, possano fare una cosa del genere. E mi sembra che il film cerchi di contestualizzare in un continuo crescendo, fino a quando arriviamo a quello che è il terzo atto, per poi esplodere, e una violenza che non è mai morbosa, ma che comunque ci lascia immaginare quello che è successo. Quindi ti chiedo se... come l'hai progettato da questo punto di vista il film? Sì, alla domanda che fai dicendo com'è possibile che questi ragazzi possano della Roma bene, possono compiere un delitto così efferrato, ha risposto Calvino dicendo che è colpa allora, analizzando il caso del contesto borghese in cui erano cresciuti. Ma a questa dichiarazione risponde Pasolini dicendo non è vero, è una stupidaggine, perché quel senso di violenza che pervade tutta la società c'è nella classe borghese quanto nella classe povera. È quella violenza lì che presuppone una cosa, l'impunità. Questa voglia dell'uomo di poter agire in maniera violenta verso il corpo della donna come oggetto delle proprie frustrazioni succede sia lì che nel mondo povero. Il problema è inseguire l'impunità, e di questo accomuna tutto il maschio, non solo quello borghese e neanche solo quello cattolico. In questo caso questi personaggi vengono da quella realtà, però è anche vero che nello stesso racconto ci sono personaggi che da quella realtà decidono di non compiere un delitto, sono entrambi le due coppie al Circeo, c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa. Chi non lo fa è perché ha capito il senso del limite, chi lo fa è perché sono maschi, assassini, che vivono su un certo tipo di rapporto con la realtà, che pensa di avere qualcosa da proteggere, come dice Izzo in macchina, dovevamo dare un segnale. Non è pazzia, è arroganza.